Non è facile vedere le tele dipinte dagli anglosassoni nel Settecento in mostra a Roma. La nostra reiterata proposizione delle mostre nella nostra città è testimoniata dal fatto che la classicità del nostro periodo luminoso viene trasferita in Inghilterra. Esempi evidenti sono la presenza di Canaletto piuttosto che di Zuccarelli, piuttosto che di altri artisti molto famosi italiani, i quali influenzano in maniera evidente la pittura inglese nella fase in cui l'Inghilterra si trasforma, diventa da una nazione rurale, diventa la grande nazione, il grande impero vittoriano con la sua espansione economica e militare nel mondo. L'esposizione Hogarth Reynolds Tanner, promossa dalla Fondazione Roma presso il Museo Fondazione Roma nella sede di Palazzo Sciarra, ne offre la possibilità. Quello che noi abbiamo voluto appunto portare in mostra era rappresentare lo sviluppo della cultura britannica nella sua aderenza ai modelli continentali e nella sua peculiarità, nella sua differenza. Quindi partendo da una tradizione fondamentalmente classicista che è quella dell'Europa continentale accademica, l'Inghilterra nel Settecento via via elabora anche un linguaggio figurativo diverso, autonomo, che sancisce dal punto di vista figurativo quel primato che sul piano economico, politico, del dominio del mondo stava già conquistando dalla fine del Seicento. La modernità è quella di un paese che si costruisce da sé, è quella di un paese che riesce ad affrancarsi appunto da queste regole accademiche e comincia a guardare al proprio mondo superando il complesso di un'assenza di una tradizione figurativa locale, cosa che ha fino al Settecento. Quindi nel Settecento gli artisti cominciano ad avere l'esigenza di raccontare l'Inghilterra. A questo proposito Shakespeare, che è il padre della cultura britannica, non poteva non essere il motivo privilegiato. Intorno al suo nome si coagula una schiera di artisti numerosissima che tende a rappresentare gli adattamenti teatrali e i drammi shakespeariani, ma il più importante di tutti è lo svizzero Henry Fuseli, che qui abbiamo in mostra con delle opere straordinarie, in particolare questa che ho dietro le mie spalle, che è tratta dal Sogno di una notte di mezz'estate, nonché il suo pendant, che in origine facevano parte di una Shakespeare Gallery voluta da un editore, John Boydell, che aveva messo su un'iniziativa privata a pagamento, quindi una vera iniziativa imprenditoriale, nel quale il pubblico londinese poteva andare e osservare da un punto di vista figurativo un manuale illustrato dei racconti, dei maggiori racconti shakespeariani, quindi una carrellata di immagini shakespeariane. A Londra ci sono i mega club che hanno lena serali pari a quelle di un festival. A Berlino le feste in quella canzone non si spegnevano. A Roma rimaniamo fuori al Teatro Centrale. Play it for me! Hero nasce quasi per caso. Alcuni mesi fa abbiamo pensato che volevamo darci da fare per l'Expo 2015 a Milano e siccome siamo basati su Roma abbiamo pensato di farlo da Roma. Lì per lì poteva sembrare un'idea un po' particolare perché comunque tutto si concentra in Milano e in Lombardia, almeno così ci sembrava, ma in realtà a una prima indagine che abbiamo fatto direttamente con la organizzazione milanese ci siamo resi conto che potevamo essere una vera risorsa per la prossima Expo. Hero prima di tutto ha pensato che i paesi stranieri, le ambasciate, le delegazioni, i commissari degli oltre 140 paesi che arriveranno avranno bisogno di servizi. A questo punto abbiamo pensato a tutti i tipi di servizi che vanno quelli
ASIC, diciamo, i servizi dalle automobili con gli autisti alle hostess, al catering, ai servizi audio-video, ai servizi, ai bus. Abbiamo pensato a tutto quello che può essere utile a un paese che porta una delegazione che starà qui 6 mesi, probabilmente cambiando anche a più riprese le stesse persone. Quindi a questo punto abbiamo pensato di offrire un menu all'interno del consorzio fondato dalle diverse società che offrono questi servizi, unico, un menu unico che verrà offerto ai paesi stranieri affinché loro possano selezionare quello che gli serve. Inoltre ai servizi abbiamo pensato di ideare e inventare nelle zone che ci sono state in qualche maniera affidate dei progetti di breve durata, 2 giorni o 3 giorni al massimo, e vi vorrei fare alcuni esempi. Per esempio pensiamo di portare i nostri turisti stranieri al Maggio Musicale Fiorentino, magari con dei giri poi nella città di Firenze o arrivando fino al Mugello. Per quanto riguarda Roma, per esempio, abbiamo dei tour al Vaticano molto particolari, fuori orario, con la visione di opere che probabilmente nessuno riesce mai a vedere. Abbiamo pensato ovviamente di portare, visto che i bronzi di Riace non si sono mossi, di portare quanta più gente possibile a Reggio Calabria a vedere questa meraviglia pazzesca dei bronzi di Riace, il nuovo museo, cioè il museo ristrutturato di Piacentini, con un giro sullo stretto di Messina. Abbiamo pensato di andare a Ischia e nella costiera amalfitana, e abbiamo anche un progetto molto particolare per una Napoli insolita, di cui però vorremmo parlarne prossimamente, magari in esclusiva con voi, perché è un super progetto per la conoscenza della città, ma aspettiamo che venga presentato ufficialmente alla stampa fra un mese circa. I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.